della qualifica, il vostro super qualifico 74. Eccoci qua, potete vedere il mio giro di qualifica a Barcellona, in Catalogna, circuito che mi piace veramente tanto, ecco perché sono riuscito veramente a fare un ottimo giro. Sono molto soddisfatto di come sta andando l'andamento della stagione con la nostra Aprilia, perché anche se è una moto ufficiale, sapete tutti che è un tiro sicuramente di secondo se non terzo livello. Quindi è chiaro che all'atto pratico le soddisfazioni ce le stiamo levando. Ottimo giro di qualifica, decimo posto finale, quindi è stato veramente un giro eccezionale. Che dire, ci stiamo affacciando molto spesso nei piani alti e questo ci fa pensare di poter fare sempre meglio. È chiaro che entriamo nella parte centrale della stagione, quindi se vogliamo sperare di ottenere come dire, l'interesse dei team migliori, quelli su cui puntiamo di andare in futuro, dobbiamo cercare di ottenere risultati in questo periodo. L'obiettivo sarebbe rimanere nei primi 10, penso di poterci riuscire perché queste piste mi piacciono tanto, lo potete capire, sono molto soddisfatto di correrci e ho anche un rendimento superiore. Quindi che dire, si prospetta una bellissima gara, una gara dove noi possiamo cercare di fare veramente un grande risultato, che non sarebbe male. E abbiamo visto che durante le prove sono caduti tanti piloti, quindi l'asfalto è molto abrasivo, noi metteremo due soft, ma sarà comunque dura arrivare alla fine, quindi prepariamoci una gara dove sul finale ci sarà veramente da driftare, per così dire. Quindi sono molto soddisfatto. E che dire, i risultati stanno arrivando, appunto, vediamo cosa succede. E ci vediamo sulla griglia qua, vediamo la concentrazione di Supercorris, pronto a competere già. Quindi appunto due soft, un po' più di miscela per cercare di arrivare alla fine con potendo puntare sulla centralina a due nei rettilini. Quindi cari amici, che dire? Non c'è da dire proprio nulla, se non che inizia una gara molto complicata, ma anche molto bella. Vediamo decimi, centralina a due, gas a martello, via, si parte. Cerchiamo di fare una buona partenza, vediamo, non siamo partiti male, antimpennamento al massimo, l'unica cosa che abbiamo dovuto tenere a alti livelli perché il resto abbiamo abbassato tutti i parametri. Staccatona qua, vediamo, mamma mia quanti contatti avanti, ci buttiamo dentro, già cade qualcuno, Pecco Bagnaia per terra, bisogna stare davanti qua perché sennò abbiamo visto che dopo per recuperare, si imbarca la moto, per recuperare posizione, un macello. Vediamo la nostra moto si imbarca, abbiamo due soft, ma sappiamo che qua l'usura, intanto frenatona, mi butto dentro, mamma mia, mi tocco con una Yamaha e anche con Alex Rins che cade, purtroppo, mamma mia, anche col cracciolo, piccoli contatti, mi butto dentro, purtroppo dobbiamo essere aggressivi, ci sono una botta anche Morbidelli, perché altrimenti abbiamo visto, vado pure fuori qua, cazzarola. Sicuramente prima parte di primo giro non proprio eccezionale, anche però siamo ben sesti, quindi comunque il risultato c'è. Niente, che dire amici, abbiamo visto che perdiamo sempre tanto tempo rimanendo indietro, quindi è meglio fare subito una buona partenza e buttarsi avanti che non perdere tempo. Tanto qua staccatona, abbiamo davanti Valentino Rossi e Quartararo, Marquez intanto guida, è lui il capoclassifica anche del mondiale, quindi è chiaro che un buon risultato qua lo porterebbe molto avanti ancora. Noi non facciamo questi pensieri, pensiamo soltanto ad arrivare nei primi 10 nella classifica assoluta quest'anno e a metterci in mossa per poter acquisire un ingaggio magari da un team superiore. Mi butto il rettilineo, qua si muove la nostra moto, centralina a 2, gas a martello, non si molla amici. Abbiamo Marquez, Dovizioso, Jack Miller, terzo, Rossi, Quartararo e Super Corris. Sesto, staccatona qua, si muove la moto ma alla fin fine riesco a tagliare bene. L'importante è salire poco sul cordolo perché ci si prendono delle penalità su questi cordoli veramente incredibili. Abbiamo visto severità dei giudici spagnoli, incredibile. Curvone qua lungo, mamma mia vado largo, mannaggia, si inserisce Cracciolo, ma cerchiamo di incrociare, ci riesco. Frenatona qua. Riesco a stare abbastanza cucito al cordolo, sì, ci prova Cracciolo, ma lo ricacciamo indietro. Bisogna sempre resettare la mente. Mamma mia quanto si muove la moto in questo momento. Sempre resettare la mente rispetto alle moto GP quando si gioca a Formula 1, perché le moto frenano molto prima, hanno tutto un altro tipo di guida, mentre le Formula 1 chiaramente vengono guidate molto più a tavoletta, diciamo. Quindi qua con le moto si cade, bisogna stare attenti. Veloce curva a destra,
sbocchiamo il rettilineo, mettiamo la centralina a 2, sfruttiamo tutta la potenza del motore V4 italiano, frenatona quasi, solleva la ruota posteriore, ma ci avviciniamo a Quartararo, non male, un po' largo qui, ma la curva è larga, ti dà modo di recuperare poi. Eccoci qui nella S in salita, molto insidioso questo circuito, molto molto difficile, molto abrasivo per le gomme. Ah, qua vado fuori, mannaggia, vado un po' sulla ghiaia, però comunque recupero, non ho perso tantissimo, e questo è importante perché puntiamo comunque a tenere il passo dei primi 5 qua davanti a noi. Mi butto in rettilineo, centralina a tavoletta, vediamo, le gomme già iniziano a dare segni di usura, importante. Questa è una pista molto usurante per le gomme, ma noi ci siamo, frenatona qua, staccatona in discesa. Qua devo stare attento perché, ripeto, ogni volta si ributta dentro Crutchlow. Qua appunto questo curvone in Formula 1 viene fatto in piena, mentre in moto vediamo che bisogna parzializzare il gas varie volte per avere la giusta traiettoria e la giusta potenza di uscita. Frenatona, Marc Marquez per terra, amici. Colpo di scena, il capo classifica e capo della gara praticamente, colui che è il leader di questa gara in questo momento, esce di scena. Marquez per terra e noi a questo punto siamo quinti. Ottimo risultato. Sarebbe bello riuscire a ricucire perché abbiamo i primi 4 tutti compatti davanti a noi, vediamo, a non più di 3 secondi. Ma comunque abbiamo un'Aprilia e fare un'impresa del genere sarebbe veramente incredibile. Intanto mi butto nella curva a destra, via nel rettilineo qua. Bisogna stare attenti alla fine di questo rettilineo perché si può andare lunghi facilmente, frenatona. Sempre un po' largo, comunque alla fin fine la traiettoria non è fondamentale in questo rettilineo, ci buttiamo dentro. Vediamo che siamo comunque vicini a Quartararo e a Rossi. Non è detta l'ultima, amici, ci possiamo provare fino alla fine. Anche perché stiamo per entrare nella seconda parte di gara. Ecco la prima e la seconda curva veloce a destra prima del traguardo, dove Valentino Rossi nel 2009 fece il clamoroso sorpasso a Lorenzo. Via in rettilineo, centralina a 2. Potenza al massimo, dobbiamo cercare di ricucire qualcosa su Quartararo, ma non è facile, Dovizioso guida, Jack Miller è secondo, Valentino Rossi terzo, frenatona qua, devo stare attentissimo alle traiettorie, vediamo, infatti anche qua meno male riesco a fare la giusta traiettoria e a non tagliare minimamente perché saremmo stati penalizzati di qualche decimo, quindi chiaramente è molto importante. Adesso qua si muove la moto, vediamo che le gomme già danno qualche piccolo segno. Bisogna stare attenti perché frenata ancora qua, molto buona la nostra traiettoria, perché è chiaro che è un attimo andare per terra. Mamma mia quanto si muove la nostra moto, staccatona qua sulla sinistra, ma sta andando molto meglio e posso anche dirvi che bastano pochi giri di prova senza la traiettoria per avere delle prestazioni molto migliori, perché la traiettoria, intanto mi avvicino a Quartararo, la traiettoria virtuale ti costringe a fare delle linee che magari non sono le tue, invece così uno, mamma mia come si incapretta la moto qua, si alza il posteriore, si muove continuamente la nostra moto, rischio di andare quasi fuori lateralmente a sinistra, invece così uno è libero di seguire le proprie traiettorie. Infatti vediamo che da quando ho levato appunto le traiettorie virtuali riesco a guidare molto meglio e molto più realistico. Meno male vado largo, non c'è nessuna penalità, si rischia ogni volta che si va minimamente fuori la pista in questo gioco, in questa pista nello specifico. Mi butto dentro, cari amici, sono vicino a Quartararo, non è impossibile pensare a un clamoroso sorpasso sia di lui o magari anche di Valentino Rossi, vedremo. Gas a martello, centralina a 2. Niente che dire, amici, preparatevi perché nei prossimi giorni farò tanti gameplay anche del volante Ori Apex con i vari giochi di guida. Ho scaricato molti DLC di Assetto Corsa, dobbiamo finire anche a giocare con i DLC di Dirt Rally, quindi è chiaro che qua rischio veramente enorme, quindi preparatevi, amici, perché tanti gameplay in previsione di luglio dell'uscita di Formula 1 2020, con cui veramente ci divertiremo da pazzi. Quindi preparatevi, frenatona qua, Fabio Quartararo molto vicino a noi, Fabietto non lo lasciamo scappare, sappiamo che dobbiamo passarlo, penultimo giro. Mi butto. Ma Quartararo la traiettoria interna e chiaramente non ci fa passare. Via in discesa, verso la S a sinistra. Vediamo che frenatona mia. Rischio di andare lungo, madonna, la moto si muove. Ci ripassa Quartararo, ma siamo ancora molto vicini.
Mi riputto dentro qui, frenata a destra. Mamma mia come frena Quartararo su certe curve. Qua rischio di andare un troppo dentro, meno male che recupero. Qua in fondo ci vuole una staccata degna del miglior Valentino Rossi. Staccatona epica, vediamo se riesco a girare. Vediamo se riesco a girare. Sì, riesco a girare, però spalla a spalla con Quartararo. Gli chiudo la traiettoria, Fabio rallenta intelligentemente, non ci tocchiamo. Ma sarà un ultimo giro, amici, veramente da batticuore. Mi butto qua nella veloce doppia curva a destra prima del rettilineo. Mamma mia, la nostra moto si muove, che è una bellezza. Vediamo le gomme, sono meno della metà. Quindi chiaramente dobbiamo gestire anche il consumo gomme, che è molto molto vistoso qui. Vediamo che Quartararo è vicino, ma anche Crutchlow è molto vicino. Quindi dobbiamo stare attenti a non commettere errori. Staccatona qua giù in fondo, molto importante. Vediamo, freno un po' tardi forse. Si muove la moto, mi butto dentro. Ah, rischiavo di tagliare. Vado lungo. Mannaggia, Crutchlow passa sia a me che Quartararo. E si prende la quarta posizione. Siamo andati a finire sesti, ma adesso farò di tutto per recuperare queste due posizioni appena perse. Vediamo, cerco di prendere un po' di scia. Mi butto dentro, frenatona qua. Ci tocchiamo anche con Crutchlow. Si butta dentro Quartararo, vediamo. Ma io sono molto più veloce in uscita, anche se la moto si muove. La moto si muove tantissimo contro la stabilità estrema della Yamaha Petronas ufficiale. Buttiamoci in discesa. Curva a destra e subito S. Curva a sinistra e subito S a sinistra, amici. Sto andando in tilt, ultimo giro. Quarto posto che per me sarebbe clamoroso. Prendo il cordolo ancora una volta in pieno, ma senza tagliarlo. Vediamo qua, curva a destra che ci spinge nell'alto rettilineo. Centralina a 2. Ci buttiamo nel lungo rettilineo. Frenatona, frenatona, si muove la moto, mi butto dentro. Ottimo, riesco a rimanere cucito come non mai in questa curva, proprio all'ultimo giro. Vediamo, curva a destra, serie di curva a destra, qua è molto importante non commettere errori stupidi. Buona la prima, vediamo la seconda. Ci buttiamo sulla seconda e poi adesso ci sarà l'ultima curva prima del rettilineo, del traguardo, dove sicuramente saremo quarti. Sì, si imbarca la moto, ma ormai siamo quarti, grandissimo risultato. Vince Dovizioso, amici, quarto posto con la nostra Aprilia, è oro che cola, veramente. Vediamo che vince Andrea Dovizioso, Valentino Rossi secondo, Miller terzo, noi siamo quarti, Crutchlow, Quartararo, Vignales, Alex Marquez e Morbidelli nei primi 9. Grandissimo risultato, ancora una volta siamo nettamente la migliore Aprilia dell'8, cari amici. E quindi continuiamo a fare grandi prestazioni. Vediamo i nostri compagni di squadra. Annone solo 14esimo, quindi veramente siamo gli unici che tengono alta la baracca dell'Aprilia. Vediamo nel mondiale, 7° posto, a 6 punti da Valentino Rossi e con 8 punti di vantaggio su Jack Miller, che comunque è già arrivato sul podio. Quindi dobbiamo valutare. I nostri compagni squadra sono tanti. Vediamo, Spargaro 6 punti, Annone 3, 4, mamma mia. Quindi amici, stiamo andando benissimo. Vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi Gran Premi.